Noi ospitiamo 43 persone che provengono dal continente africano, dal Bangladesh e da altre aree del nostro pianeta. E come facemmo anni fa, poi interrotto con il Covid, si tratta di proseguire questo percorso facendo incontrare la comunità di Figline con questi ospiti. E quindi mercoledì prossimo, il 26, dalle 18.30, ci vediamo al Giardino, che dobbiamo ringraziare perché il Giardino è il luogo di incontro di diverse associazioni e a questa iniziativa partecipa l'Hauser, il Figline Calcio, i soci Coop e appunto in questa occasione noi incontreremo questi ospiti, mangeremo prodotti, diciamo così, piatti etnici, ci sarà anche un momento musicale e poi vi rinnoveremo una convenzione che vede il comune partecipe con i propri uffici ambiente e sociale perché i ragazzi che vivono oggi al CAS possono partecipare a iniziative mirate di manutenzione, di interventi di aiuto al pre e post scuola, quelle attività necessarie che i volontari a Figline svolgono da anni insieme a questi ospiti. L'Hauser è, diciamo, contenta e dell'attività che viene svolta, sicuramente si impegnerà perché la cosa possa continuare e venga ulteriormente ampliata. L'invito alla cena è, diciamo, il Hauser lo ha accolto volentieri. Oggi pensiamo possano esserci le condizioni per riaprire un dialogo, per riaffrontare le questioni del rapporto con queste comunità. La cena è un momento importante perché ci consente di conoscerci, di capire chi siamo e da lì può nascere un'intesa che poi può nel territorio tradursi in attività di lavori socialmente utili. Noi siamo disponibili a mettere a disposizione insieme alle associazioni socio del giardino dei volontari che possono supportare queste attività. Al momento abbiamo 43 persone accolte, tutti maggiorenni, uomini di varie nazionalità, Bangladesh, Pakistan e varie nazioni africane. I ragazzi durante la giornata sono liberi di uscire dalle 8 la mattina alle 8 di sera dalla struttura e quindi spesso vanno a cercare lavoro su Firenze, alcuni per gli hanno permessi per poter lavorare, sono impegnati in attività in agricoltura, quindi attività che vengono fatte durante la giornata istituzionalizzate non ci sono. Abbiamo però delle ore di assistenza sociale, un'assistenza sociale iscritta all'albo e di psicologo per le persone che riteniamo abbiano bisogno di un sostegno e che quindi vengono seguite. Che noi quotidianamente seguiamo dal punto di vista psicologico i nostri ospiti, quindi ci occupiamo di dare un sostegno psicologico a tutti, insomma, i migranti e niente, diciamo che individuiamo i casi più vulnerabili, più fragili, sono comunque tutti soggetti che hanno alle spalle ovviamente storie molto dure e individuiamo i casi più fragili e con l'aiuto poi del CSM facciamo degli invii e ci occupiamo di seguire il percorso appunto di cura, il trattamento eventuale anche farmacologico e seguiamo appunto durante il percorso.